Innanzitutto io vi ringrazio per essere qui domenica mattina a quest'ora, mi rendo conto, insomma, non è una cosa scontata. Allora, donne e giornalismo è un argomento secondo me abbastanza particolare, perché chiariamolo subito, io per esempio sono contro le quote rosa, perché credo che non siamo più stupide, quindi abbiamo bisogno di un aiuto, di uno spazio che qualcuno ci regala. Però è anche vero che il giornalismo è un settore abbastanza particolare. Certo, bisogna distinguere se stiamo parlando di televisione, se stiamo parlando di carta stampata, se stiamo parlando di radio, perché se guardiamo la carta stampata, le donne nei posti di comando non sono tantissime. Probabilmente anche per un discorso di impegno, di orari, i quotidiani hanno degli orari abbastanza particolari. Se guardiamo la televisione invece probabilmente è un po' più gestibile, quindi ci sono più donne che comandano, insomma. Analizzeremo stamattina diversi aspetti dell'argomento. Allora, volendo entrare subito, diciamo, appunto nell'argomento, io darei la parola a Eleonora Coltolina, che ringraziamo di essere qui. Lei non è napoletana e si presenta lei, insomma, è inutile che la presento io. Mi devo anche autopresentare. Buongiorno a tutti, io sono una giornalista e ho delle testate mie che ho fondato io, che si chiamano Repubblica degli Saggisti, articolo 36, ce n'è anche un'altra settoriale che si chiama Next HR, e si occupano tutte, specialmente Repubblica degli Saggisti e articolo 36, di occupazione, soprattutto occupazione giovanile e disoccupazione, condizioni retributive. Articolo 36 infatti prende il suo nome anche dall'articolo 36 della Costituzione, che è quello che dice che, insomma, i lavoratori hanno diritto ad essere pagati in proporzione alla qualità e quantità del loro lavoro e comunque devono ricevere una retribuzione sufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa. Io cito sempre questo articolo perché è proprio bellissimo, però ne parlavamo ieri sera con qualcuno al termine dell'ultimo panel di ieri sul giornalismo d'inchiesta. Si commentava che questo articolo rimane molto spesso lettera morta, e molto spesso lettera morta soprattutto per quanto riguarda i giovani, nella macrocategoria giovani. Le giovani donne sono sicuramente le più penalizzate, e nel campo del giornalismo questo assunto purtroppo trova conferma. Allora, io do solo qualche dato per inquadrare, ma probabilmente sono dati che la maggior parte di voi già conosce meglio di me. La grande pletora dei giornalisti in Italia si può suddividere dei giornalisti attivi, dei giornalisti che lavorano e che guadagnano da lavoro giornalistico, si può suddividere come la suddivide il nostro ente previdenziale, l'INPGI, e quindi si può suddividere tra persone che hanno un contratto stabile di lavoro, quindi hanno un contratto con un editore di qualsiasi tipologia, che gli assicura quindi un contratto subordinato, e questi sono iscritti all'INPGI 1. Poi ci sono gli iscritti all'INPGI 2, che è la gestione separata dell'INPGI ed è quella dove si iscrivono tutti i freelance e i precari. E questa grande macrocategoria ha circa 30.000 iscritti. E purtroppo, analizzando i dati dei contributi, dai quali ovviamente si evincono anche i dati delle retribuzioni, perché i contributi sono in proporzione alla retribuzione, si scopre che a parità di età, diciamo, un giornalista under 30 regolarmente assunto, quindi iscritto all'INPGI 1, guadagna il quadruplo, leggi, il quadruplo di un giornalista iscritto all'INPGI 2. Questo cosa vuol dire? Questa differenza macroscopica è la qualità della vita del giornalista, e questo assume una particolare rilevanza nel momento in cui noi analizziamo l'accesso alla professione da parte delle giovani donne. Io mi concentro su quello che è il lavoro giornalistico da parte delle,
delle new entry, non neanche new entry, perché magari ci sono anche trentenni che fanno questo lavoro da 5-10 anni, però insomma della categoria di giovani donne che fanno o cominciano a fare questo mestiere. E gli ostacoli che si pongono sono di varia natura. Quello che è stato citato all'inizio non è irrilevante. Gli orari di questa professione sono degli orari fortemente antifemminili. Sono degli orari, soprattutto per la carta stampata, che prevedono di stare a oltranza in redazione fino alla chiusura del giornale, che magari è a tarda notte, e prevedono quindi diciamo una presenza che è difficilmente conciliabile per una donna, specialmente se questa donna ha una famiglia e ha dei figli. È vero che le cose vanno lievemente meglio per esempio nelle radio e nelle televisioni, anche se non è sempre vero, perché poi dipende da quanto si eligi nel rispettare gli orari. Però noi sappiamo che il mondo del giornalismo è, diciamo, un magma in cui c'è dentro di tutto, ci sono sempre di più delle testate online, c'è chi lavora per la strada e chi lavora in redazione, quindi non si può fare una fotografia unica e fotografare precisamente l'universo di come si svolge la professione. Certamente però le donne che fanno le giornaliste si trovano di fronte più o meno agli stessi problemi che si trovano di fronte tutte le donne che lavorano, e cioè quando tu sei in età fertile, tu sei in qualche modo handicappata. Sei handicappata nel porti di fronte ad un potenziale datore di lavoro. Perché? Perché sei una bomba a orologeria per quel datore di lavoro. Perché? Perché se quel datore di lavoro ti fa un contratto vero, un contratto di tipo subordinato, poi rischia che se tu rimani incinta poi giustamente usufruisci di ciò che la legge ti permette di avere, e cioè il congedo per maternità, la retribuzione durante la maternità. In realtà il datore di lavoro non spetta la retribuzione, spetta i contributi, però comunque ti deve congelare il tuo posto di lavoro, e poi quando finiscono i 5 mesi tu hai diritto ad avere la maternità, il congedo di maternità facoltativo. Quindi insomma c'è tutto uno schema per il quale il datore di lavoro, quando vede una donna tra i 25 e i 40 anni, non ha lo stesso, diciamo, la stessa propensione che può avere di fronte ad un coetaneo maschio. A questo proposito, mi ricordo qualche tempo fa successe un po' di confusione su dei contratti RAI che prevedevano in caso di maternità. Certo, lì fu Errori di Stampa, che è un collettivo che probabilmente molti di voi conoscono, romano, molto attivo, di precari, che tirò fuori, in pratica fu il re nudo, perché in realtà lo sapevano tutti quelli che lavorano o hanno lavorato in RAI, sanno che molto spesso tu lavori a partita IVA, cioè l'azienda non ti assume, ti fa un contratto di collaborazione finto a partita IVA. E che cosa c'era scritto in quel contratto? C'era scritto che nel caso tu fossi rimasta incinta, il contratto si considerava immediatamente annullato, senza che ci fosse nessuna possibilità. Poi la cosa finì sulla prima pagina di alcuni giornali, e quindi ci furono la presidente che si impegnò a togliere questa clausola. Il problema poi in realtà è molto più profondo, perché anche se loro la tolgono dal contratto, poi in realtà, come per tutte le lavoratrici autonome, parasubordinate, finte autonome, in realtà il problema quando tu vai in gravidanza e hai un poco pro, co, partita IVA, eccetera, non è tanto quello che succede nel momento in cui tu rimani incinta o che fai il bambino, ma è quello che succede dopo, quando tu cerchi di rientrare nel mercato del lavoro, perché non è detto che la testata che ti aveva, per la quale avevi lavorato magari per mesi o per anni fino al momento in cui sei rimasta incinta, poi ti rifaccia il contratto. Quindi non è garantita la continuità alle lavoratrici parasubordinate, questo è un problema. E che cosa succede? Succede che molto spesso quindi le giovani giornaliste, alle giovani giornaliste ancor più che ai loro coetanei maschi, vengono offerte tutta la pletora di modalità di collaborazione atipiche.
collaborazioni pagate a pezzo, collaborazioni a forfè, finte partite IVA, finti contratti a progetto. E sto tacendo per pietà tutto quello che è il lavoro paragiornalistico, finto, in cui non vi è un vero lavoro giornalistico, però viene utilizzato vengono utilizzate competenze giornalistiche. Comunque, questo è un altro discorso che ci porterebbe troppo lontano. Il discorso che io penso fondamentale per questa professione sia quello, come dicevi tu all'inizio, di riequilibrare le forze in campo, e quindi anche io penso che sia molto diverso, sarebbe molto diverso se il Corriere della Sera finalmente avesse un direttore femmina. Non ce l'ha mai avuto in 120 anni di storia. Quindi penso che questo abbia un senso da dire. È vero, sono pochissimi i direttori di giornale donne, sono pochi i direttori anche di testate televisive donne, però penso che più si riesce a riequilibrare il rapporto di forze nelle alte sfere del giornalismo, quindi a livello di direzioni e di caporedattori, sul rapporto uomo-donna, allora ci sarà anche un cambiamento nella percezione del lavoro giornalistico e una possibilità di riequilibrare gli orari, i carichi di lavoro, le modalità di lavoro, perché noi donne, secondo me, siamo anche molto più brave a ottimizzare il tempo, cioè avendo meno tempo riusciamo a produrre meglio, perché è una cosa che ai maschi non piace sentire, però è vera, cioè che noi riusciamo ad organizzare meglio il tempo perché di fatto abbiamo più cose da fare e quindi di necessità facciamo virtù. Quindi io penso che il problema dell'accesso al lavoro giornalistico sia un problema enorme in questo momento, anche perché a livello occupazionale siamo in un momento pessimo, siamo in un momento di tagli negli organici di tutte le testate giornalistiche, non certo di vacche grasse assunzioni, e quindi penso che dobbiamo essere ancora più attenti al bilanciamento e alle condizioni di lavoro offerte a noi e alle nostre colleghe. Ripeto, finché ci sarà in qualche modo una non solo gerontocrazia ma anche una dittatura di genere all'interno, nemmeno io sono per le contrapposizioni di genere, però quando il rapporto è 10-1 e quindi quando ci sono 10 direttori maschi per una femmina, allora il problema ce lo dobbiamo porre, anche se siamo le più laiche del mondo e non pensiamo che ci sia, che si debba pensare sul piano della contrapposizione tra uomini e donne, però di fatto se c'è una sproporzione, allora a quel punto ce ne dobbiamo occupare. Ecco, io penso che per il grande apporto che le donne possono dare a questa professione sia arrivato il momento di occuparci, specialmente in questo momento in cui il tema del precariato è un tema esplosivo, io penso che sia arrivato il tempo di occuparci delle condizioni contrattuali, retributive, lavorative delle donne all'interno delle testate giornalistiche e agire. Ma secondo te è necessario un cambiamento esclusivamente culturale o mettere mano al contratto? E quindi metterlo nero su bianco? No, ma allora capiamoci, il contratto non riguarda noi, il contratto non riguarda il 90% penso delle persone che sono in questa sala, ma come non riguarda una parte enorme dei giornalisti italiani. Sì, sicuramente, no, intendevo livello dei posti di comando, tra virgolette, sì. Quindi di direttori, caporedattori, ma lì non c'è possibilità, perché i direttori vengono nominati. Quindi il cambiamento, se non c'è un cambiamento culturale alla base, se non ci sono editori coraggiosi che mettono donne nel posto di comando. Sky l'ha fatto, a mio avviso Sara Varetto sta facendo un grande lavoro con Sky TG24 e lei è una donna che, tra l'altro, non penso sia un caso che lei per molti anni avesse condotto una rubrica prettamente maschile su Sky TG24 pomeriggio, che era Sky Economia, e che l'avesse condotta col pancione, perché a un certo punto lei era rimasta incinta, andava in onda con questo pancione enorme e parlava con
grande competenza di temi economici. Ecco, io penso che anche questa sia una chiave che le donne giornaliste devono utilizzare, quella di non farsi relegare ai soliti argomenti da donne, ai soliti argomenti, ma avere il coraggio di occuparsi anche e sconfinare in settori che sono prettamente maschili, perché anche in questo modo si può riequilibrare la situazione. Quindi diciamo che se io dovessi dare un consiglio per rompere le righe alle donne giornaliste, direi: ragazzi, occupatevi di economia, occupatevi di finanza, occupatevi di cronaca, di inchiesta, di sport, perché no? Cioè, occupatevi di sconfinate i territori che i maschi si vogliono tenere per loro e che molto spesso, nel caso dell'economia e della finanza, sono poi quelli da cui si pescano gli alti vertici. Quindi, occupando quelle caselle, poi c'è più possibilità di arrivare ai posti in plancia di comando. Grazie. Allora, una comunicazione di servizio: intanto c'è un motorino giù nell'altro, non si dovrebbe spostare. C'è di qualcuno qui? Ok, non è di nessuno. Allora, andando sul pratico, do la parola adesso ad Amalia De Simone, che si presenterà da sola anche lei, che è una collega che si occupa di cronaca nera, giudiziaria e di inchieste, e quindi ci farà un po' più il focus, ci racconterà un po' di esperienze di che cosa significa essere donna giornalista che si occupa di questi argomenti. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Maria De Simone, lavoro principalmente per il Corriere .it, che è la testata web, come sapete, del Corriere della Sera, realizzo video inchieste. Mi veniva da sorridere sentendo la collega dire di occuparsi di temi maschili, eccetera, eccetera, perché io, insomma, ho pensato molto a che cosa dire in questo appuntamento e in realtà io parte non amo molto fare filosofia, sociologia, eccetera, che non sono in grado, però almeno la mia esperienza è un'esperienza che si ritrova moltissimo con quello che giustamente ha evidenziato lei. Credo che ci sia effettivamente un problema per quanto riguarda l'accesso alla professione delle donne, quindi in un momento ancora antecedente a quello della stipula di un contratto. Credo che ci sia un problema enorme per le donne che decidono soprattutto di fare giornalismo d'inchiesta e che sono precarie, e credo che, ahimè, come diciamo nella maggior parte delle professioni in Italia, quella giornalistica sconta una cultura sessista, e dove le donne vengono comunque inquadrate in una certa maniera, destinate a determinati argomenti. Questo senza voler esagerare, perché poi se mi viene in mente le condizioni in cui lavorano le colleghe iraniane, afghane, eccetera, chiaramente non ci sono, non c'è nemmeno da fare il paragone. Io non ho mai, diciamo, al di là della questione della precarietà, non ho mai vissuto in maniera molto, diciamo, drammatica la contrapposizione, no, tra donne e uomini nel tipo di lavoro che faccio. Anzi, vedo molte donne che fanno quello che faccio io, lo fanno molto meglio di tanti uomini e, insomma, se la giocano alla grande. Certamente su determinati argomenti si ha un po' più di difficoltà in determinati ambienti, anche nella cronaca giudiziaria, l'ambiente degli avvocati, sono ancora molto maschili,
c'è un po' di pregiudizio nei confronti delle donne, così anche se la donna è più brava e magari tira fuori una notizia prima, meglio degli altri, è sempre perché, dire una cosa un po' in napoletano, però sempre perché chissà quale amicizia, chi si tiene nelle forze dell'ordine, sto dicendo una cosa che sembra insomma, però è vero, è così, assolutamente così, non è perché è più brava, perché chissà quale relazione, sempre perché anche nelle forze dell'ordine ancora non l'ambiente è quello prevalentemente maschile. Mi viene in mente un episodio. Io e lo sport siamo lontani mille miglia, va bene? Però un anno e mezzo fa circa decisi di occuparmi della vicenda di Calciopoli. Perché? Perché c'era stato l'appello alla sentenza di Calciopoli e avevo letto un po' le carte del processo e mi ero accorta che tutti quanti parlavano di una prova determinante, che era un video in cui c'era un sorteggio incriminato, e però questo video era sparito da tutte, non si trovava addirittura nelle discussioni finali del processo. Il PM lo citava, il presidente del tribunale non lo trovava, gli avvocati dicevano tiratelo, si capiva dove stava, e questa cosa era finita anche quindi nella sentenza. Nel momento in cui si andava a fare il processo d'appello capirete che poteva essere determinante questa cosa qui. Io cercassi, no, io devo vedere questo video, devo capire che ci sta qua dentro e eventualmente provare a pubblicarlo, eccetera. Così mi occupai di questa sentenza, riuscì a trovare questa prova e la pubblicai facendo un montaggio delle parti salienti che venivano evidenziate nella sentenza, delle parti salienti che venivano evidenziate nelle discussioni delle varie parti, senza che peraltro molti l'avessero mai visto, e senza commento chiaramente, ma spiegando semplicemente per quale motivo i PM ritenevano questa una prova fondamentale, per quale motivo invece la controparte dicesse no, è una stupidaggine questo video, e per quale motivo il presidente pensava troviamo questa prova. La video inchiesta ebbe un'eco fortissima, richiamata da tutti, il web del Corriere della Sera, molti utenti, capita sempre praticamente, indipendentemente dal tipo di argomento, la maggior parte delle volte che pubblico una video inchiesta succede sempre qualche cosa. Però la cosa che mi colpì in quella vicenda furono le reazioni. Ora, intendiamoci, io sono abituata, trattando prevalentemente temi di inchiesta, camorra, intrecci con la politica, con l'economia, io vengo da là ed è quello prevalentemente il mio settore di interesse. Come dire, sono anche un po' abituata alla lettera del camorrista, alla parolina in più, alla telefonata e a tante altre cose che potete immaginare che capitano a chi fa questo lavoro per strada in una certa maniera. Quello che non mi aspettavo sono stati una serie di attacchi fortissimi al mio lavoro da parte di tifosi, giornalisti, chiunque se la prese con me in quel periodo, cioè ancora se voglio dire citate Calciopoli, ma se troverete i peggiori insulti alla mia persona, perché avevo, secondo loro, favorito altre squadre rispetto alla Juventus. E onestamente a me non mi frega proprio niente della Juve, proprio nei miei pensieri la questione di aver creato una sorta di contrapposizione tra tifoserie, cioè proprio non ci andavo a pensare. Donna, dovevi occuparti di altro. Sì, io non capivo niente, quindi come potevo pensare di capire se le palline erano
erano lesionate o se erano cadute o se come mi ero permessa di pubblicare un video del genere che insomma. E quindi ero venduta alla procura in un caso, ero venduta alla Inqu in un altro caso, ero venduta a chiunque. Però soprattutto perché insomma questa questione che io fossi una donna e mi fossi occupata di quella vicenda era determinante, cioè voi la troverete in tutti gli insulti, cioè ci sono insulti che non possono essere destinati a degli uomini, diciamocelo chiaramente, adesso li immaginate tutti. E io me li sono beccati tutti quanti. Per cosa? Per essermi occupata in chiave giudiziaria, in chiave di inchiesta, di un argomento che loro ritenevano prevalentemente maschile. Quindi questo è per dire nel pratico come poi si eventualmente si può scontare, no? una questione di genere. Il rovescio della medaglia? Non lo so se c'è, nel senso se qualche volta invece, però per esempio forse qualche gratificazione perché se donna si ha, ricordo trattando la vicenda dei rifiuti da sud a nord, quindi gli appalti che c'erano stati per dimostrare che mancati controlli antimafia, cioè avevano determinato un flusso di rifiuti verso le cittadine del nord Italia che insomma accoglievano i nostri rifiuti perché ci andavano a guadagnare tantissimo, sostanzialmente fregandosene se fossero rifiuti buoni o non buoni eccetera eccetera. Io per documentare tutto questo avevo chiaramente bisogno anche di qualche cosa di pratico per far vedere effettivamente da dove venivano questi rifiuti e mi misi a fermare i TIR. Cioè, raccolte le carte, i documenti, con le cifre, le cose che potete immaginare, quella era la parte importante, no? Dell'inchiesta, io dovevo anche far vedere che effettivamente mi si affermare tutto. Faceva caldissimo, ragazzi, è una cosa che non si può immaginare, pure lo stir di Giuliano, questi tir che andavano e venivano. L'anno scorso quando fece, che erano 42 gradi, non me lo ricordo nemmeno, grondavo sudore, così riesco a fermare uno di questi tir, scende il camionista, io gli chiedo ma dove stai andando? Lui no, vado prima in Lombardia, poi vado in Veneto, eccetera, eccetera, che trasporta, insomma più o meno quello che mi serviva per mostrare che effettivamente partivano dei camion. E però sempre così grondando sudore, io veramente non ce la facevo. E questo camionista, mi ricordo, salì su un tir dopo, fece 100 metri, tornò indietro e mi offrì il suo pranzo e la sua mosso a pietà da questa. Probabilmente, ecco, qua in questo caso qui era solo per fare una battuta, probabilmente in questo caso fossi stato un uomo, non l'avrebbe fatto, però vedete, capite bene che il rovescio della medaglia è giusto per sorridere, perché poi invece le cose importanti sono quando appunto non riesci a sfondare ambienti prevalentemente maschili, sconti la condizione appunto di essere donna e quindi che non puoi essere brava, ma per forza non puoi trattare determinati temi che tanto non capisci niente e come dire, gli insulti vanno a mettere in qualche modo anche in discussione la stessa professionalità. Che poi queste prese di posizione spesso non arrivano solo dal pubblico, arrivano anche all'interno del giornale, cioè se donna per esempio di sport lascia occupare gli uomini, i giornalisti. Può dare, non lo so, non mi sono mai occupata, però l'ho sentito dire spesso. Va bene, voglio dire, ci sono redazioni dove per esempio quando ci dovevano arrivare con le gonne si doveva andare su un posto con un motorino, si faceva andare sempre la giornalista perché bisognava metterla in difficoltà sulla moto, cioè queste sembrano storielle, però insomma è vero, quando tu devi mettere in difficoltà si faceva anche questo. Ok, grazie Amalia. Allora, saltiamo un attimo.
attimo dall'altra parte del giornalismo, cioè entriamo nel settore della comunicazione. Io do la parola a Elena Salzano, che ci racconta un po' che cosa fa, di che cosa si occupa, come è cambiato nel tempo il suo mestiere e il rapporto con l'essere donna. Grazie e buongiorno a tutti. Provo un attimo a tracciare l'azione. Io sono, dirigo un'azienda dal 99 che si chiama Incoerenze e si occupa di comunicazione e organizzazione di eventi. Tutto a posto, normalmente il nome questo problema. Da diversi anni per il Sororo Sola Bene in Casa insegno event management, quindi diciamo con un passaggio che non è tanto accademico ma è un approccio prevalentemente di mestiere all'interno del contesto universitario. Nel 99, quando è nata Incoerenze, facemmo tutto un percorso, io e un'altra laureata in scienze della comunicazione. Voi considerate, nel 97 a Salerno era la prima facoltà in cui nasceva scienze della comunicazione, non ce n'erano altre, c'è stata dopo un semestre Roma e Torino, ma Salerno era la prima in assoluto. E la scelta alla fine del percorso universitario era, per fare comunicazione, andare al nord e quindi immaginare di impegnarsi in una delle agenzie del nord, delle redazioni per chi aveva fatto il percorso di comunicazione di massa, oppure impegnarsi probabilmente in Campania in un contesto che di comunicazione ancora masticava poco o comunque aveva poco, diciamo, a che fare. Terza scelta, che è quella che ho fatto io, è quella di fare impresa nel settore della comunicazione. Ovviamente la partenza è stata abbastanza difficile, per quanto i primi anni noi abbiamo investito di idee, di computer, di concetti, di organizzazione di eventi, e ci fu detto, facendo dopo un percorso che avevamo fatto su un business plan, voi non avete bisogno di finanziamenti, siete donne, siete brave, avete una bella testa, vi sapete organizzare, per cui lasciamo i finanziamenti a chi deve produrre, voi che dovete organizzare non ne avete bisogno. Nel 2002 partecipiamo al quarto bando della legge 215, quindi una legge dedicata all'imprenditorialità femminile che prevedeva l'ampliamento delle attività. Anche lì veniamo, diciamo, supportate come finanziamento, una parte del finanziamento ci viene revocato perché tra gli strumenti che avevamo chiesto per servizi di videoconferenza c'era la webcam. Funzionario preposto a giudicare quello che era il nostro progetto era un responsabile di banca che non sapeva che cos'era la webcam e quindi disse: ma per fare innovazione non si può utilizzare questa cosa che si vede da una parte all'altra, e quindi togliamo i soldi per fare l'innovazione dell'azienda. Quindi diciamo, non è tanto stato l'essere donna a inficiare tanto il percorso, quanto magari dall'altra parte ti doveva in qualche modo supportarci su alcuni strumenti che potevano essere, e sulla competenza. Allora, faccio un salto, nel senso che impresa di donne, fino al 2005 tutte donne, oggi siamo in 10, noi abbiamo fatto le quote azzurre perché abbiamo due maschietti che ci stanno, diciamo, che cercano di crescere nell'ambito del gruppo, però al momento, essendo 8 donne su 10, un anno sì e un anno no, qualcuno è in gravidanza, nel senso che, diciamo, con la media, meno male. No, viva Dio, io sono la prima che i miei figli, fino al giorno prima che stavo partorendo, rispondevo al telefono e dicevo: scusa, devo scendere un attimo giù al sala parto, possiamo risentirci domani per trattare di questo argomento. Per cui c'è sempre stata una grandissima attenzione. Probabilmente come datrice di lavoro donna concordo col fatto che c'è una possibilità e un'apertura nel comprendere quali sono le dinamiche, però consentitemi di spostare un attimo l'asse. Da datrice di lavoro, quindi che da agenzia
Se ci continuiamo a concentrare solo sul discorso del contratto e della necessità di avere una serie di, che sono giustissimi rispetto al contratto, ci allontaniamo secondo me da un discorso fondante, la competenza. Cioè è vero che bisogna migliorare la qualità della vita come donne, come diciamo lavoratrici, ma è anche vero che noi dobbiamo essere in grado di essere indispensabili. Siamo bravi? Dimostriamolo sul campo. Io sono la prima che, se nel momento in cui c'è di fronte a me una delle persone che lavorano con me, che lavorano benissimo e hanno la fortuna di diventare mamme, sono la prima che modifica quello che è l'attenzione in assoluto, perché è prioritario quello status. Non è possibile parlare solamente di contratto di lavoro chiedendo determinate cose senza dimostrare di essere brave. Cioè siamo donne e lavoriamo, ma dobbiamo dimostrare di essere brave e di essere indispensabili alla struttura, sia essa redazione, sia essa agenzia, sia essa con contratto, che può essere, ho scoperto che esiste l'associazione di precari giornalisti, grazie a te. Però l'essere precari non è un minus, secondo me, soprattutto in questo momento. Bisogna imparare a rendersi indispensabili rispetto al lavoro che si fa. Di qui la necessità. Perché se io so che la persona lavora bene, sono la prima che la chiama non una volta, 10 volte quella persona rispetto al lavoro. Allora sì, probabilmente però nel tuo settore. Allora, facciamo finta, nel giornalismo per esempio di approfondimento, di inchiesta, ma anche nella cronaca, nei giornali, perché nella cronaca quotidiana, diventa complicato quando sei precario e devi dare priorità all'approfondimento di una notizia, perché sono giornate intere impegnate nella verifica, nella ricerca, eccetera, eccetera. Ed è chiaro che tu rispetto a un articolo che fa uscire il giorno dopo e che ti viene retribuito e che probabilmente viene anche mal retribuito, ci metti più tempo, c'hai un determinato, sai che avrai quel determinato compenso, non riesci più, diciamo, bilanciando i rischi che non sono solo quelli determinati dalle minacce normali, ma che possono essere le querele temerarie e quant'altro, e tanti altri aspetti proprio che riguardano il lavoro concreto, non riesci a organizzarti serenamente una vita. Però io ti faccio l'esempio: se organizziamo un evento, ok, e abbiamo l'ufficio stampa da dover far seguire, chiamiamo il giornalista, spesso è una giornalista che lavora con noi spesso, che è brava, al di là del fatto che diciamo precaria, non precaria, fa la fattura, viene assunta a contratto, c'ha la partita IVA o un'altra moto, il contratto in lavorazione. Ma il precario non è sinonimo di non bravo, i giornali vengono fatti dai precari prevalentemente. Nel senso, allora, se usciamo dalla redazione come concetto di ufficio stampo, di settore giornalistico, e andiamo in quello che è l'altro universo legato all'organizzazione degli eventi, discorso di tutta la comunicazione digitale che sta man mano esplodendo, secondo me c'è tantissimo spazio che ovviamente bisogna sfruttare, utilizzare in funzione del fatto che, essendo giornalisti bravi, precari o meno, per me diciamo non è il, si riesca a conquistare quella fetta di mercato. Cioè io dico, c'è il mercato, c'è il fatto di essere donna o uomo, può essere in alcuni contesti discriminante nella misura in cui, ahimè, ci sta meno possibilità di accedere alle posizioni, perché la percentuale è ancora 10, 100, 20 su 100 come proporzione.
però esiste un atteggiamento e un'attitudine che ciascuno di noi deve far esaltare e valorizzare, che è prevalentemente legato al fatto di dimostrare e rendersi indispensabile. Allora, il mercato c'è, dopo ci sarà un dibattito importante che riguarda l'equo compenso, eccetera. Nel momento in cui gli editori si renderanno conto che i freelance sono indispensabili, perché lo sono indispensabili, visto che fanno la maggior parte delle iniziative editoriali, le fanno materialmente, allora nel momento in cui ci saranno dei pagamenti giusti per chi fa questo lavoro, allora sono d'accordo, è anche da considerare la questione della fetta di mercato. Finché invece stiamo a quello, onestamente, qualcuno ne fa anche una questione di libertà di stampa, qualcuno ne fa anche una questione di difficoltà proprio, cioè se sei precario e hai una serie di incombenze e non hai tutele e non vieni retribuito bene, ci pensi 3, 4, 5 volte prima di andare a affrontare determinati argomenti per i quali ti puoi trovare nei pasticci. No, volevo aggiungere una cosa, perché la mia sensazione è che bisogna distinguere tra strutture vecchie e strutture nuove, persone che fanno questo lavoro nell'ambito della comunicazione, uffici stampa e giornalismo da decenni, e persone che ci sono entrate ora. Perché chi ha deciso che ok, il mio lavoro me lo costruisco io, oppure chi viene dal mondo del precariato ha un'attenzione maggiore a certi temi. Allora, il discorso che fai tu della competenza, io sono d'accordo, lo puoi fare tu, che hai deciso di costruirti una cosa, che hai delle competenze. Ti assicuro che non lo faranno alla redazione del grande giornale, o lo faranno per uno su 100, perché loro rispondono ad altre logiche. Come diceva lei, devono rispondere alla Fiat, devono rispondere ai lettori, devono rispondere alla politica. Però vi dico, guardiamo alle redazioni, guardiamo ai grandi giornali, ma attenzione che c'è una grande fetta di mercato fatta da altro. Sono d'accordo con te. Per cui anche la mia azienda, che ha 14 anni tutto sommato, rispetto a determinate tematiche che sono legate alla comunicazione, ha necessità, per poter sopravvivere, garantirsi ovviamente una sopravvivenza per i 10 o per gli 11 o per i 12 che siamo, di affacciarsi alle nuove professionalità del giornalismo, del digitale e di una fetta di mercato che sono le energie che ci hanno dai 18 ai 25 anni, oggi come uscita dall'università o dai percorsi paralleli, possono avere. Anche la mia azienda rispetto a determinate tematiche sul giornalismo è vecchia. Nonostante noi cerchiamo di aggiornarci, c'è una grandissima area che è quella che a mio avviso nei prossimi anni prenderà il sopravvento rispetto alle altre, che è da rafforzare proprio con le nuove competenze. Questo è un segnale per me positivo rispetto alle nuove leve, perché significa che possono crescere e hanno nuove potenzialità. Mi arrivano 15-16 curriculum a settimana, ma viva Dio se ho modo di valutarli positivamente, perché c'è la possibilità di lavorare, almeno per quello che è il mercato della comunicazione degli eventi. Grazie. Allora, chiudiamo con la sua storia, che adesso ci racconta come dall'anno scorso ad oggi, che cosa ha fatto, che cosa è cambiato. Allora, buongiorno a tutti, io mi chiamo Diana De Leo e faccio parte di Youth Press Italia, del comitato che organizza questo festival, e sono una giornalista pubblicista. In questo momento dirigo un giornale online che è un giornale prettamente universitario, si chiama Il Levante. Infatti mi sono trovata qui l'anno scorso a parlare di giornalismo universitario, oggi mi trovo a parlare di accesso al lavoro per le donne. Mi sento cresciuta in un certo senso in un anno, è per me una forte responsabilità. Nel corso della mia vita professionale, io sono giornalista pubblicista da tanto tempo, ho iniziato a scrivere quando avevo 19 anni con un quotidiano campano,
e ho fatto ufficio stampa e organizzazione di eventi, perché come penso tutte le persone della mia età che sono, insomma, che vanno dai 25 ai 30 anni, in questo momento si stanno barcamenando e stanno combattendo per cercarsi di trovare, come dire, un minimo di serenità, di spazio, e per cui appunto ho fatto di tutto. La tua azienda, anzi, insomma, vi propongo subito immediatamente, visto che ci siamo, cerca persone con nuove competenze e con nuove forze. Tu per fortuna sei una persona onesta, perché insomma io, come dire, ho fatto organizzazione di eventi, ho fatto press office assolutamente a nero, ritrovandomi a sentirmi dire i soldi del progetto arriveranno tra 6 mesi, a te possiamo dare una piccola percentuale, però non possiamo dichiarare quello, insomma. Ho lavorato per 200 euro 5 mesi, sono state cose terribili. Per cui l'unica cosa che mi sento di dire in questo momento, e rispetto anche a quello che mi è capitato nell'ultimo anno, è che non solo è vero che noi dobbiamo affrontare una serie di difficoltà in più, cioè io quando ero più piccola mi sono ritrovata ad andare in redazione qualche volta per confrontarmi su un pezzo e sentirmi dire da una redattrice donna: ah, ho sentito tanto parlare di te. Allora io tutta contenta, ah, bene, avrà letto i miei pezzi, sì, insomma, così spero che tu abbia sentito parlare bene di me. E lei mi fa: sì, ho sentito bene parlare di te, ma appunto facendomi capire che non è che aveva sentito bene parlare di me perché aveva sentito dire che ero brava, ma perché magari ero carina e si erano fatti commenti. Cioè, non è una cosa piacevole, non è una cosa bella e ti senti assolutamente dequalificata. Per cui secondo me questo incide ulteriormente sul lavoro che noi dobbiamo fare nel momento in cui affrontiamo questo tipo di professione. Quello che mi sento di dire è che bisogna inventarselo il lavoro in questo momento. Nell'ultimo anno ho avuto l'occasione e la fortuna di poter girare 2 documentari, ma perché ho partecipato a dei progetti europei con delle associazioni e perché insomma ho spinto tanto per aprire tanti nuovi progetti e tante nuove collaborazioni. Quindi non ci aspettiamo che le cose arrivino, ma combattiamo tutti i giorni doppiamente per fare quello che ci piace e quello che vogliamo. E poi mi va a dire, insomma, che esistono realtà come la tua, per cui ti ribadisco la mia totale disponibilità. Grazie. Per l'impegno. Grazie, grazie. Se posso rubare ancora 5 minuti all'incontro successivo, mi piacerebbe ascoltare qualche voce maschile sull'argomento, perché poi abbiamo parlato solo noi. Ho visto qualcuno di voi che... Vieni. Ok, alza la voce. Voce alta. A proposito di maternità, riflettivo, in passato, soprattutto nel periodo della redazione della Costituzione italiana, si è fondato lo Stato sul lavoro, il lavoro inteso come realizzazione personale, e penso che in quel periodo questa realizzazione includesse anche la fondazione di una famiglia. Considerato anche il fatto che la famiglia è necessaria e fondamentale per uno Stato e per il suo sistema lavoro, che i nostri figli, cioè le nuove generazioni, sono quelle che si sostituiscono ai vecchi lavoratori che sostengono la loro vita post-lavorativa, è evidente che lavoro e famiglia, nascite, sono intrecciate. Io invece noto che con il tempo il lavoro, la carriera lavorativa si è separata dalla fondazione di una famiglia. Quindi ritengo che è un problema che non investe solamente la sfera donna del sistema lavoro, ma la famiglia in generale. Volevo chiedervi, secondo voi siete d'accordo che questo deve investire anche il lato paterno maschile del problema? Avete mai affrontato problemi di paternità? Cioè lavoratori, genitori, non maternità, paternità, uomini, donne, madri, padri che affrontano la fondazione di una nuova famiglia non abbandonando il proprio lavoro? Siete d'accordo da questo punto di vista? Avete mai lavorato in tal senso su qualcosa, su qualche progetto? Allora, se riesco a fare il lavoro che faccio è perché c'è un grande padre, nel senso che
ho un marito che è molto presente e quindi garantisce il fatto che se i bambini fanno determinate attività sono seguiti. Quindi c'è una grande partecipazione. Esistono i congedi parentali, diciamo, negli strumenti di lavoro, esiste anche il congedo parentale, quindi il fatto è far accettare di utilizzarli, perché spesso si è resti nell'utilizzo di questi strumenti, che consentono al padre di essere maggiormente... Ma non sono gli stessi, non è lo stesso tempo, credo che non sia un concetto paritario, penso che il congedo di paternità e quello di paternità siano radicalmente diversi allo stato attuale. Però manteniamo quelle che sono le differenze belle del genere. Sì, cioè, questo sono d'accordo, non... perché è natura stessa che determina un ruolo diverso. Però le famiglie sono fatte da una coppia di coniugi. Ci deve essere partecipazione. Possiamo perdere anche il sesso dei coniugi, perché questi sono altri discorsi che si possono affrontare ugualmente. Però io penso che la famiglia è comunque fondata da una coppia di coniugi e affrontano insieme la famiglia, l'educazione dei figli. No, diciamo che l'intervento qua del collega è... No, magari, giovanissimo, non è adatto a questo consesso, perché in realtà è adatto a tutti i consessi, cioè il tema del bassissimo tasso di fertilità in Italia, noi siamo a 1,4, diciamo bisognerebbe essere a 2, quindi siamo veramente molto molto indietro rispetto al tasso di fecondità, cioè il numero di figli per donna, e in più il discorso sempre di nuovo della cultura che deve in qualche modo europeizzarsi, aggiornarsi, cambiare e considerare che il carico sulla, diciamo, della cura della casa e della famiglia deve gravare su tutti e due i sessi e non più solo su uno. Quindi questo però è un discorso che non è solamente rispetto all'aiutare le donne giornaliste a realizzarsi professionalmente, è aiutare le donne a realizzarsi professionalmente, quale che sia la professione che scelgono. Quindi io penso che, diciamo, il discorso sia... Però ripeto, lo voglio dire anche per chiarezza, tutte queste cose di cui si parla, congedo di maternità, congedo di paternità, ricordiamoci bene che sono diritti solamente per le persone correttamente contrattualizzate con contratto subordinato, non per quanto riguarda tutta la pletora di atipici, precari, parasubordinati, partite IVA, eccetera, eccetera, i diritti sono molto compressi, quasi inesistenti, gli aiuti sono molto compressi, quasi inesistenti, congedo di paternità non esiste assolutamente. Ok, mi fanno cenno che dobbiamo chiudere, io vorrei... Se ho capito quello che intendeva lui, è chiaro che se una donna ha il desiderio di diventare madre ma non può perché sa che perde il posto, è chiaro che questo intacca anche il desiderio del futuro padre che non può diventare padre e quindi magari si vanno a toccare certi equilibri, perché poi non è così semplice. Volevo chiedere se è giusto affrontare il problema da questa prospettiva. E avete mai affrontato la questione che la famiglia non si fa da soli, non è una donna che si fa da soli, ma che è stato... Sì, è questo, avete mai lavorato su questo? No, certamente non è solamente il comparto giornalistico che si deve caricare di questo problema, però... Adesso parliamo di compenso. Ok, giriamo la tua domanda, diciamo, a chi si occupa di questo, perché chiaramente non l'abbiamo fatto noi e ne possiamo soltanto parlare e discutere, non abbiamo soluzioni a questo. Mi dicono che dobbiamo chiudere, quindi grazie a tutti per aver partecipato.